Buonasera signori, come la va? Tutto bene? Spero che vada tutto bene. Allora, vi rompo le scatole sto giro perché mi hanno chiesto che cosa porterò. Allora, stasera vi illustrerò cosa porterà il pellegrino con sé nel prossimo viaggio, ok? Premetto che la stagione è calda, quindi partirò molto più leggero, con molte meno cose, perché la temperatura è alta e non ho bisogno di portare giubbotti, felpe e compagnia ballo, ok? Partiamo subito. Allora, prima di tutto, partiamo con una bella tenda T2 da 3,5 kg, ok? Perché questo viaggio qui lo affronterò in tenda nella macchia, ok? Poi, zaino da 30 litri, fondamentale, perché è un bello zaino importante. Poi, acqua, questo non può mancare. Poi vi dirò altre cose sull'acqua. Poi, keyway, se dà a piovere. Questo ho testato nel mio vecchio camino quando sono giù a Roma, ha tenuto botta, però sia che nella tenda, sia qui nel keyway che anche nelle scarpe, gli ho dato uno spray antirepellente in modo tale da far scivolare via l'acqua. Poi abbiamo fazzoletti, fondamentali anche quelli, coltellino svizzero per qualsiasi evenienza, sbucciare la mela, scappi da un qualcosa. La torcia, questo me l'ha regalata la mia amica la Fra, come il cappello che dopo vedrete. Poi, occhiali da sole fondamentali, le salviette intime, se ti capita che sei in mezzo alla giungla, ti capita un bisogno, almeno ce le hai, sei a posto. Dentifricio, spazzolino e la meta da barba per ogni evenienza. Bagno schiuma. Felpa termica, ok? Una t-shirt, ok? Poi abbiamo i pantaloni che sono in un tessuto antirepellente, che questo fa scivolare via l'acqua, due paio di calzini. Poi dopo andiamo fino anche nel libro. Abbiamo le racchette, che le racchette ve lo consiglio per chi fa i cammini come me, perché io nel mio vecchio cammino ho appoggiato tutto il peso sulle racchette, se no senza questo non sarei venuto a casa. Un paio di mutande di scorta. I guanti da lavoro che sono fondamentali nel mio vecchio giro, li usavo per il freddo la mattina e se dovevo fare qualcosa ce li avevo pronti. Poi un telo in tessuto innovativo in modo tale che si asciuga molto velocemente, che non mi ricordo come si chiama. Poi abbiamo caricabatterie normali, questo è un caricabatterie da 250 mAh, offerto gentilmente dalla famiglia Marconeri. Che mi serve per fare quello che devo fare io, quindi avere il telefono sempre carico. Il cappello che mi ha regalato la Fran e quei ragazzi per il mio compleanno, e gli dico ancora grazie. Per finire, abbiamo il gel per far massaggiarsi la gamba, che poi vi spiegherò il perché, e soprattutto siringhe e Voltaren, San Voltaren, perché io l'altra volta sono giù a Roma, sono arrivato grazie a San Voltaren e alle siringhe, ok? Senza di quelle ragazze non sarei arrivato da nessuna parte. E per finire abbiamo le scarpe, un bel paio di scarpe importanti, però una cosa che volevo sottolineare è dire che le scarpe non è che tu compri un paio di scarpe e ti metti a camminare, no, assolutamente, le scarpe sono da fargli un bel rodaggio prima, nel senso che adesso mi giro così mi vedete, nel senso che le scarpe vanno prima rodate, vanno collaudate perché devi farle pronte il piede, non puoi metterti in cammino con un paio di scarpe nuove senza avergli fatto un po' di rodaggio prima, perché come è successo, vedo sto ragazzo quando è arrivato alla Verna aveva preso le scarpe nuove, si era messo in cammino, gli erano venute delle bozze che neanche te le immaginate. Il giorno dopo ho dovuto ripartire in ciabatte, poverino, ho fatto una gran pena. E insomma, quindi bisogna fargli un collaudo. Poi, una cosa fondamentale del giro che farò io è sapere bene il percorso, avere una cartina, io ne ho due, e avere un telefono che ti supporti l'offline, quindi che funziona in GPS, ok? Io ho scaricato l'applicazione ViewRanger, che è un'applicazione che funziona in offline perché ho un iPhone e funziona solo in 4G, 3G e Wi-Fi, quindi ho scaricato questa applicazione qui, mi sono scaricato già tutta la cartina del mio prossimo cammino, che è il cammino di Padre Vicino da Sarsia, quindi avrò tre mappe, diciamo, tra virgolette, per cui seguire, quindi sono
Sono molto tranquillo perché, come è successo nel vecchio giro, l'ho andato perso, il telefono non andava perché lui voleva queste due cose qui. E quindi, scaricando questa applicazione qui, anche se vado perso, so dove devo ritornare. Poi, un'altra cosa fondamentale vi volevo dire è soprattutto tre cose principali per metterci in cammino, tipo il cammino che farò io, che rimarrò a dormire nella macchina. Nel senso, ci vogliono tre cose: gambe, prima di tutto, allenamento, ballo pesante. Per un bel po' di giorni, non fare un giorno sceso, no, bisogna camminare tutti i giorni, perché il cammino, quello che faccio io, dopo ognuno fa quello che vuole, io camminerò tutti i giorni di continuo per 2 settimane e mezzo, quindi ti devi allenare per quella situazione lì, prima di tutto. Seconda cosa, di testa, devi essere concentrato, non avere tante cose per la testa, devi essere libero. Infatti la mia partenza l'ho basata molto sulla pulizia della testa, in modo tale da non partire con pensieri nei problemi, avere tutta la strada spianata, perché se non hai queste cose qui non partire neanche, perché se la testa non ti accompagna ti viene a casa in 02. E poi un'altra cosa, due soldi, quelli ci vogliono, perché se no è una cosa fondamentale. Poi un'altra cosa che volevo far vedere è molto semplicemente i libri illustrati che io partirò con due libri, perché in un libro ci sono segnate le cartine, ma soprattutto ci sono scritti i rifornimenti d'acqua, ed è una cosa fondamentale. Poi qui c'è scritto dove ci sono i chilometri, dove curvare, compagnia bella. Invece di qua abbiamo un fascicolo illustrato, che questo qui porterò a mano in una cosa di plastica, in modo tale da avere sempre la cartina pronta, in modo tale da averlo già lì senza fermarmi e aprire compagnia bella a tante cose, ok? Questo è quanto riguardava, però mi raccomando, se volete fare l'avventura che faccio io, gamba, testa e due soldi. Se non avete queste cose qui, ragazzi, è difficile. Se non avete i soldi si può anche fare, in modo tale che diventate dei pellegrini a tutti gli effetti, però la testa è fondamentale. È un po' di allenamento, io sono stato via con quelli del camion, mi hanno instradato bene, quindi mi sono preparato, perché sti cammini qui, se non hai un po' di gambe, non sai leggere i cartelli, non sai leggere le cartine, diventa un problema, ok? Quindi mi raccomando, non fate cavolate. Io la faccio perché ormai ci ho preso gusto e quindi mi sto divertendo, però uno che non è inesperto, rischiate poi di perdervi dentro la foresta, perché non si scherza. Questo è quello che vi volevo dire, ragazzi, per il mio prossimo cammino, ok? Mando un bacione, un abbraccio a tutti, buona serata e preparatevi che il pellegrino sta per partire, ok? Un bacione a tutti, buona serata. Ciao ciao!